Oggi vediamo come crescere su YouTube in maniera organica grazie alla ricerca delle parole chiave, trovando quelle parole chiave che ti faranno arrivare primo nelle ricerche e anche nei video suggeriti e ti porteranno nuove visualizzazioni continuamente anche nel corso degli anni con video che pubblichi oggi e continueranno piano piano a posizionarsi e a portarti sempre nuove visualizzazioni e nuove iscrizioni. Lo faremo con un tool nella sua versione gratuita. Il tool è TubeBuddy, probabilmente l'hai già sentito nominare, e ti mostrerò passo passo come cercare le parole chiave e ti darò anche i consigli su come sceglierle. Io sono Alberto Gabasvidani, ti do il benvenuto in questo nuovo video di italianindi.com. Uso TubeBuddy da un po' di tempo e ho alcuni video anche decentemente posizionati. Ecco, se vuoi avere un po' idea di quali risultati si possono ottenere, ho per esempio questo video su Calendly, che è primo, oppure ho il secondo video su Gumroad, oppure ho il secondo video su Teachable e anche il secondo su LearnDash, che però il primo è inglese, quindi per un italiano che lo cerca sono praticamente il primo. E tutti questi video mi continuano a portare un sacco di visualizzazioni e in tanti casi anche richieste di consulenza o clienti in generale per i nostri prodotti, la nostra community. Allora, come si ottengono questi risultati? Si ottengono scegliendo intanto le parole chiave giuste per il tuo video. Se tu non cerchi la parola giusta, non usi la parola chiave giusta nel tuo video, semplicemente il tuo video non verrà mostrato nei risultati della ricerca, nei video suggeriti, nella home, eccetera, eccetera. Chiaramente ai tuoi iscritti vengono mostrati molti dei tuoi video indipendentemente dalle parole chiave, però comunque l'algoritmo fa una selezione anche lì. Ma il problema qual è? Che prima di avere abbastanza iscritti da crescere solamente grazie a loro, diciamo, o principalmente grazie a loro, hai bisogno di farti trovare da gente che non ti conosce, che non è iscritta. Devi farti trovare grazie appunto alle parole chiave. Allora, per trovare le parole chiave giuste, ti consiglio di usare TubeBuddy. Ti faccio vedere come nel mio caso, per esempio, ho quasi 4 milioni di impression sul totale del canale e 1,7, quasi metà di tutte le impression, quindi di volte in cui i miei video sono stati mostrati ad un utente che poi poteva cliccarli oppure no, chiaramente. Purtroppo ho una percentuale di click bassa, quindi poi le visualizzazioni corrispondenti sono poche in proporzione, ma le volte in cui i miei video sono comparsi nei risultati di ricerca, eccetera, sono 4 milioni, 1,7, quindi quasi metà sono nei video consigliati e 782.000 sono nei risultati della ricerca. Quindi vedi che più della metà sono presenti sono grazie totalmente alle parole chiave. Allora, come usi TubeBuddy? Prima di dirti come si usa, ti spiego come c'è scritto nella documentazione di TubeBuddy che i volumi di ricerca che TubeBuddy ti mostra e quindi le sue valutazioni delle parole chiave sono stimate perché YouTube non fornisce i volumi di ricerca reali. Quindi è una stima un pochino qualitativa, diciamo, e inoltre ci possono anche essere delle incongruenze. Per poter usare TubeBuddy hai bisogno di installarlo, quindi vai sul sito, ti iscrivi con il tuo account Google a cui hai associato il tuo canale YouTube e poi scarichi la estensione per il browser. Una volta che hai installato l'estensione per il browser, quando visiti YouTube ti comparirà un menu qui, ma non solo, ti comparirà quello che ti mostro ora. Per cercare una parola chiave, il modo più pratico probabilmente è questo. Inserire la parola chiave. Supponiamo che io voglia cercare, voglio fare un video sulla torta di mele, ho questo sospetto, no? Chiaramente devi partire da una tua idea e poi esplori, no? Hai fatto un brainstorming sui possibili argomenti su cui creare dei video e vuoi capire quali di questi sono più interessanti. Allora, supponiamo che voglio trattare la torta di mele. Come succede spesso nel settore della cucina in Italia, di risultati ce ne sono parecchi, di concorrenza ne trovi, e hanno anche un altissimo numero di visualizzazioni. Vabbè, in questo settore poi magari uno si vede più volte la stessa ricetta, ma quello che ti interessa è cliccare qui a destra su Show Keyword Score e vedi che questa parola chiave, te la ingrandisco un po', ha valutazione secondo TubeBuddy poor,
ovvero appunto povera, è verso il rosso. Vedi che non ti dà il volume esatto della ricerca, anche perché appunto non, YouTube non glielo fornisce. Mi pare che nella versione a pagamento tu possa vedere qualche dato per le ricerche, soprattutto quelle con un volume superiore, ma appunto non è indispensabile. Ti dice che il volume è poor, anzi la qualità della parola chiave è poor. Perché? Perché il volume di ricerca è altissimo, ma la competizione anche è altissima e quindi è povera. Quindi la competizione, diciamo, non ti conviene. Il consiglio di YouTube, di YouTubeBuddy, è che questa parola chiave non ti conviene. Però attenzione, quando il volume di ricerca è all'estremo destro, quindi è il massimo possibile, potrebbe comunque, e questo è un consiglio sulla scelta delle parole chiave, potrebbe comunque essere sensato fare un video su quell'argomento, perché vuol dire che le ricerche sono così tante che tu magari non ti posizioni bene nei risultati della ricerca. Però se poi uno viene a visualizzare il video, i primi video, va a finire che compari magari nei video suggeriti. Allora, come sai, in tantissimi settori una persona che è interessata ad un argomento magari cerca più video sullo stesso argomento. Nel mio settore, nel settore di Italian Indie, è verissimo, ma in generale pensa anche al fitness, per esempio. Se tu cerchi un video sulle flessioni, probabilmente ne guarderai più di uno per trovare i consigli migliori. Quindi anche quando una parola chiave è povera, secondo TubeBuddy, ti può convenire trattarla se il volume di ricerca è così elevato e in più se hai chiaramente il potenziale per fare un bel video, perché rischi di comparire nei video suggeriti di video che magari fanno 4,6 milioni di visualizzazioni, e anche se ti prendi una piccola percentuale all'inizio, quando le persone devono scoprirti, questo ti aiuterà a crescere più velocemente. Ma se trovi una parola chiave di questo tipo, come fai a migliorare la situazione, diciamo, a ottenere un punteggio migliore? Allora, per esempio, puoi cercare torta di mele veloce, ovvero puoi andare a rendere più specifica la parola chiave in maniera da eventualmente ridurre la concorrenza. Allora, vediamo, clicchiamo di nuovo su Show Keyword Score. Vedi che torta di mele veloce ha, al contrario, una ricerca, un volume di ricerca bassissimo, il minimo, e una competizione molto, molto inferiore, e infatti è quasi completamente sul verde. Il voto di questa parola chiave non è poor, ma è good. Dirò che non andrei su questa parola chiave se dovessi lanciare il mio canale, se il canale partisse da zero. A meno che, attenzione, cosa succede? Se trovi effettivamente tanti video con la parola veloce dentro il titolo, o addirittura con scritto torta di mele veloce, allora potresti un attimino ricrederti, perché potrebbe essere video con tante visualizzazioni, perché potrebbe essere sensato. Vedi che molto facile, veloce, veloce, veloce. Effettivamente sembra che anche per torta di mele veloce ci siano video, ci siano video che vengono molto visualizzati. Di conseguenza, anche se il volume di ricerca è basso, forse è abbastanza per far crescere il tuo canale. Un'altra idea per rendere più speciale, più specializzata la ricerca, è che parti da torta di mele e vedi i consigli che dà YouTube qui. Purtroppo, chiaramente, tutte quelle con il nome di un altro canale YouTube non ti interessano, non ti danno un suggerimento utile, perché non è chiaramente il modo in cui vuoi essere scoperto. Però, per esempio, torta di mele senza burro, vediamo, potrebbe essere un'altra opzione. E queste idee le puoi prendere dai suggerimenti di YouTube, dagli altri video che vedi e da le tue idee, sostanzialmente. Cosa posso cambiare della torta di mele per riuscire a fare una ricetta più specifica, una parola chiave più specifica? E qui vedi, per esempio, che il volume di ricerca rimane molto alto, la competizione migliora un pochino, è un po' più debole, e di conseguenza la parola chiave diventa good. Non è proprio sul verde, però questa è più facile per posizionarsi. E puoi andare avanti così, usando anche eventualmente le ricerche correlate, che chiaramente qui sono poche, perché sto usando la versione gratuita, che è quella che puoi usare tu in ogni momento. Voglio poi farti vedere una parola chiave con una situazione diversa, ovvero
un livello di competizione sul verde, quindi poca competizione, e un volume di ricerca più basso sul giallo. Questa parola chiave ha score, a punteggio excellent, quindi è consigliato che la affronti, perché è più facile posizionarsi. E chiaramente il volume di ricerca è un po' più basso, però con questa competizione vuol dire che facilmente puoi arrivare in alto. Non credo di averci ancora provato con nessun video, quindi magari prima o poi ci provo. La cosa interessante da considerare è che questa parola chiave nel mio settore, per esempio, è una parola chiave molto comune, una delle più grosse, però il volume di ricerca è comunque sul giallo. Questo succede perché il volume di ricerca è calcolato in maniera relativa. È relativa in generale a quello che TubeBuddy ritiene un buon volume di ricerca. E spesso ho avuto l'impressione che, siccome i dati sono globali, i dati che TubeBuddy usa sono globali, e allora il volume di ricerca è valutato in base ai dati americani, ai volumi americani, e di conseguenza i volumi nel mio settore sono spesso molto bassi. Quindi attenzione che se tu tratti qualcosa di nicchia e il volume di ricerca è basso, o diciamo non al minimo però basso, potrebbe comunque valer la pena trattare quell'argomento. E attenzione, non voglio crearti confusione. Perché capisci che vale comunque la pena trattare quell'argomento? Uno, perché il volume di ricerca non è sul rosso, no? Ma è almeno sul giallo. E comunque trovi dei video che non hanno anni, che sono insomma di un anno all'incirca, non sono vecchissimi, quindi non hanno avuto tantissimo tempo per accumulare le visualizzazioni, ma hanno comunque tante visualizzazioni. Questo di Dario Vignali ha quasi 30.000, questo di uno che è molto meno noto di Dario Vignali ne ha 40.000. Montemagno lasciamolo stare, che è come prezzemolo, quindi ha sempre tante visualizzazioni. Però ce ne sono altri a quattro cifre. Allora, nel tuo business, se non siete in 10, se sei da solo, se sei un piccolo business, allora avere qualche migliaio di visualizzazioni su un video può essere già sufficiente per cominciare a far crescere il canale. E attenzione, alcuni di questi hanno migliaia di visualizzazioni, ma in pochi mesi. E di conseguenza è un buon segno. E poi c'è un altro caso, quello in cui usi un termine inglese o il nome di un prodotto internazionale. E a me succede continuamente. Pensa ad email marketing, copywriting, ma anche appunto i nomi di tutti i prodotti. Per esempio, Gumroad, io sono secondo, e tempo fa ero primo, ci scambiamo probabilmente io e Giulio Gaudiano. La valutazione di questa parola chiave è good, quindi non proprio strabiliante, e il volume di ricerca però è altissimo. E la competizione è invece male, cioè mi dice hai tanta competizione. Anzi, addirittura è così alto che qui mi fa vedere quante, chiaramente sempre la stima, di quante ricerche ci sono al mese, che non succede sulle parole chiave sotto un certo livello di ricerche. Ma qui c'è un problema, questo qui è il volume globale. Quindi questo è il volume che tiene in considerazione tutte le persone nel mondo che cercano Gumroad. Quindi in sostanza questo volume per me è inutilizzabile. Io il video su Gumroad l'ho fatto perché siamo esperti di Gumroad, usiamo Gumroad, consigliamo Gumroad, e sapevo che parte del mio pubblico ne avrebbe tratto giovamento, e infatti tanti anche nella nostra community sono interessati a Gumroad. A proposito, trovi in descrizione il link per entrare nella nostra community, si chiama Il Covo, l'abbiamo tra l'altro da poco spostata su Discord, ed è molto piacevole vedere come si sta evolvendo. È gratis, se vuoi ci raggiungi lì e parliamo proprio di queste cose, contenuti e vendita di prodotti di conoscenza, quindi guide, corsi, eccetera. Allora, ti ho spiegato, per quanto riguarda TubeBuddy, come fare una ricerca, come valutare una buona parola chiave, come rendere più specifica la ricerca se la parola chiave è troppo difficile, e le casistiche, e come trattare le varie casistiche in base al volume di ricerca, la competizione, eccetera. Ti posso mostrare una ulteriore cosa su TubeBuddy, che è questo pulsante qui, che ti fa... non è una buona interfaccia secondo me, perché se non hai la finestra ingrandita come ho fatto ora, zoomata, anzi vedi, si vede molto piccolo, non è proprio una bella cosa. Comunque da qui tu puoi cliccare su Keyword Explorer e puoi fare le ricerche qua dentro. Quindi se io scrivo torta di mele qui, mi fa vedere qualcosina di diverso rispetto a quello che mi faceva vedere prima. La maggior parte dei dati sono video che comunque dati che vedevo comunque prima, e che qui sono rappresentati in maniera diversa. E
mi fa vedere la forza di ottimizzazione degli altri video, questo potrebbe essere importante, e poi il resto sono cose che già vedevi dall'altra parte. Il trend può essere interessante, ma di solito non ti conviene inseguire i trend. Quello che vedi qui, che non vedevi di là, è la optimization strength, quindi la forza di ottimizzazione, che ti dice quanto sono ottimizzati i video presenti nella SERP, nei risultati della ricerca. E in sostanza, se questa barra è sul verde, vuol dire che ottimizzando bene il tuo video comunque hai qualche possibilità di posizionarti, anche se la competizione, anche se la parola chiave è povera. In questa schermata qui può essere anche interessante andare a vedere i risultati, che era lo stesso che vedevi di là. Ti mostra i risultati della ricerca, e se i primi risultati, i primi posizionati non hanno esattamente la parola chiave, ma hanno una combinazione di quelle parole slegate, allora vuol dire che la loro ottimizzazione è debole. Quindi se invece di torta di mele fosse scritto torta fatta in casa di mele, per dire, l'ottimizzazione sarebbe più debole. E tu, inserendo torta di mele nel titolo, proprio l'esatta sequenza di parole, avresti un maggiore potenziale per posizionarti. Cosa succede quando hai individuato le parole chiave buone per i tuoi video? Chiaramente realizzi il tuo video e poi semplicemente devi essere sicuro di inserire la parola chiave dentro il titolo, dentro la descrizione magari più di una volta e soprattutto all'inizio, e poi anche nei tag qui sotto. Chiaramente poi ci sono delle parole chiave associate, quindi non so, vendere con Gumroad per esempio in questo esempio, o tutorial Gumroad, avrebbe senso metterlo qui. Io non l'ho messo, posso mettere tutorial Gumroad, ecco. E poi chiaramente ricordati di salvare i tag. Qualcuno ti dirà non valgono niente, ed effettivamente non si capisce bene, però siccome riempirli costa veramente 30 secondi, e se usi TubeBuddy tra l'altro ti dà anche dei consigli, o comunque puoi copiarli dagli altri siti, dagli altri video posizionati, allora ti consiglio, finché non sarà detta la parola fine sulla diatriba sui tag, ti consiglio di inserirli. Come fai a copiarli eventualmente? Dai risultati di una ricerca puoi, vediamo, andare a pescare per esempio, ecco, clicchi su view details e vedi che per ogni video vengono mostrati i tag, poi clicchi copy to clipboard, puoi anche selezionare quali ti interessano eventualmente, e quelli che hai copiato li metti dentro il tuo video. Ecco, questo è tutto quello che ti serve sapere su TubeBuddy. Ti ringrazio di aver seguito questo video, se ti è stato utile clicca mi piace, che mi aiuterai a salire nel posizionamento appunto, e ti invito anche a iscriverti alla nostra lista email. Vai su italianindie.com, trovi un link in descrizione e riceverai un corso gratuito via email che ti aiuterà a lanciare il tuo primo prodotto di conoscenza, che sia una guida o un breve videocorso. Se hai qualsiasi domanda, mettila nei commenti perché li leggo sempre. E ci fermiamo qui, al prossimo video. Ciao!